Allora, buon pomeriggio e grazie infinite per questo invito. Quello che cercherò di raccontarvi è, partendo un po' da come sono stati usati i dati epidemiologici in questa epidemia, dall'osservatorio che ho io, quindi sostanzialmente dalla sorveglianza nazionale epidemiologica, e poi un po' un approfondimento appunto sul tema che abbiamo appena toccato, sulla disponibilità e fruibilità dei dati. Quindi vi racconterò appunto quello che abbiamo tutti vissuto, un inizio acuto di un'epidemia causata da un agente nuovo e l'Italia come primo paese occidentale a doverla affrontare e capire come è cambiata la strategia, quindi dal febbraio 2020 ad oggi, a fronte chiaramente di una, diciamo, di un'epidemia nel nostro paese in un contesto pandemico che, come vedete, ha causato quasi 5 milioni di casi confermati di infezione, oltre 400.000 ricoveri in ospedale e oltre 130.000 decessi. E questa che vi porto, la prima immagine, è una curva epidemica della primissima fase, quindi stiamo parlando dal 20 gennaio 2020 al 23 di marzo 2020. Noterete che ci sono due grafici sovraimposti, uno più chiaro, quindi con delle barre grigio chiaro che rappresenta il numero di casi per data di inizio dei sintomi, e un grafico più scuro che rappresenta gli stessi casi, però per una data di diagnosi. E quindi da questo, la prima cosa che noi vediamo da questo grafico è chiaramente c'è un periodo in cui non ci sono casi in nessuna delle due curve, un periodo in cui ci sono dei casi che hanno riportato l'inizio dei sintomi, ma in cui ancora non era nota la circolazione, non era mai avvenuta la diagnosi fino a quel momento di casi locali, c'erano stati solamente pochi casi importati, e poi appunto un periodo in cui abbiamo una nota circolazione locale del virus. Quindi chiaramente in Italia ci siamo trovati quando abbiamo trovato il primo caso, il famoso caso appunto di Codogno, in un contesto in cui comunque c'era già una circolazione diffusa a livello locale. La sorveglianza che c'era fino a quel momento era una sorveglianza adattata dalla sorveglianza dell'influenza delle forme gravi respiratorie, quindi SARI, con un collegamento epidemiologico con i paesi in cui era stata identificata la patologia in base a quelle che erano le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Centro Europeo delle Malattie Infettive, ed era stata istituita una rete di laboratori che erano in grado appunto di effettuare le prime diagnosi. E poi questo è stato convertito poi il 27 di febbraio del 2020 in una sorveglianza integrata che abbiamo ancora oggi, che non va a vedere solo le forme respiratorie, ma tutti i casi di infezione confermata da virus SARS-CoV-2. L'Italia nomina la sua task force il 22 gennaio 2020 e ha delle azioni sui voli diretti dalla Cina il 27 di gennaio. Il 31 gennaio viene dichiarato lo stato di emergenza sanitario e il 20 di febbraio viene individuato il primo caso di trasmissione locale da virus SARS-CoV-2. Da quel punto in poi cominciano una serie di azioni molto repentine di chiusura, dapprima su 11 comuni della provincia di Lodi, poi estesi in Lombardia e Veneto, poi le prime misure nazionali il 4 marzo con la chiusura delle scuole, fino all'11 marzo, in cui avviene quello che comunemente chiamiamo il lockdown, quindi una misura restrittiva a livello nazionale che poi progressivamente sono state estese appunto nelle loro componenti fino diciamo, fino alla fine del mese di aprile, inizio del mese di giugno. Cosa succedeva in ambito internazionale in quel periodo? Il 20-21 gennaio l'OMS in missione a Wuhan suggerisce per la prima volta che ci possa essere una trasmissione interumana di SARS-CoV-2. Fino a quel momento si pensava a una trasmissione sporadica nell'uomo, sostanzialmente una zoonosi, e l'SDC parlava di un basso rischio di trasmissione secondaria nell'Unione Europea. Il 23 gennaio, primo meeting del Comitato di Emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale, non dichiara un'emergenza di sanità pubblica internazionale per mancanza di dati sostanzialmente sull'andamento, e poi viene dichiarata invece il 30 di gennaio. E un'altra cosa che vi porto, giusto per darvi un po' il contesto, è la sorveglianza sindromica dell'influenza. Se andiamo a vedere quelle che erano le sindrome similinfluenzali notificate in Italia
Nell'anno, diciamo, oggetto dell'analisi, quindi 2019-20, la linea in rosso, rispetto ai 2 anni precedenti, vediamo che sostanzialmente il 2019-20 è stato un anno non particolarmente rilevante per quanto riguarda la circolazione delle sindromi influenzali, su cui poi si basa anche la sorveglianza, diciamo, virologica dell'influenza. E quindi non avevamo avuto segnali in questo senso. Quindi arriva questa epidemia in un momento in cui c'erano stati, appunto, erano stati già identificati dei casi importati dalla Cina in Italia, ma in cui non era stata identificata questa trasmissione locale. E come ricorderete, è stata chiaramente un impatto estremamente importante nelle zone più colpite, ed è questo che ci spiega perché, nonostante diciamo, il tasso di attacco e quindi l'incidenza nelle diverse regioni fosse molto diversa, si è optato poi per una misura di carattere nazionale, proprio perché l'impatto era tale da mettere in seria difficoltà i servizi assistenziali, in particolare le terapie intensive. Qual è stato l'impatto di questo lockdown? Allora, se andiamo a vedere la trasmissione del virus, vediamo che il lockdown effettivamente ha portato l'RTA di sotto di 1 nella maggior parte delle regioni e province autonome entro 2 settimane. E quindi, in base a quello che abbiamo potuto vedere, ha evitato l'aumento esponenziale dei casi e la diffusione dei casi a tutto il territorio nazionale. È stata una misura senza precedenti, sicuramente. Uno studio effettuato nel mese di aprile, quindi nella fase finale del lockdown in diversi paesi europei, nonostante questo, ha dimostrato un'accettabilità tutto sommato elevata in Italia per tutta una serie di misure straordinarie che erano, diciamo, attuate in quel momento. Questo legato anche ad una, diciamo, paura che c'era giustamente in quel periodo, tra l'altro senza evidenziare differenze in questa accettabilità tra la Lombardia e altre regioni d'Italia, quindi nonostante vi fosse una situazione molto diversa nelle diverse regioni. Ma sicuramente l'impatto non è stato solo positivo o ben accettato, ci sono stati tanti elementi negativi. Innanzitutto l'Italia, insieme alla Francia, è stato il paese europeo in cui l'impatto economico è stato più elevato. Qui, ad esempio, lo vediamo in termini di crescita del PIL. Abbiamo visto report della Banca d'Italia sull'impatto sul mondo del lavoro, in particolare dei contratti lavorativi più fragili, più precari. Abbiamo sentito, appunto, gli altri problemi di carattere sociale legati, per esempio, alla violenza domestica, come anche l'impatto sulla salute mentale. Quindi sicuramente il lockdown ha avuto una serie di effetti negativi, a tal punto che poi, appunto, si decide verso una riapertura con il periodo primaverile, quindi una riapertura che è avvenuta in 3 fasi a distanza di 2 settimane. Questo non era di 2 o 3 settimane, legata sostanzialmente al periodo di incubazione poi della malattia, e che ci ha portato poi ad una riapertura. Una riapertura che ha comportato anche l'instaurazione di un sistema di monitoraggio e valutazione del rischio epidemico, cioè un sistema che nasce per avvisarci quando le condizioni iniziano a somigliare a quelle che hanno portato alla decisione della chiusura nel marzo 2020. E questo perché? Perché una delle cose che abbiamo imparato da questa epidemia è sicuramente, da un lato, che è stata necessaria una rimodulazione del Servizio Sanitario Nazionale per permettere una maggiore capacità di risposta anche dinamica alle esigenze assistenziali e territoriali, e dall'altro che la politica di lockdown non era sostenibile a lungo termine. Ricorderete le affermazioni di Conte, che era primo ministro in quel periodo, quindi non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown, questo nella primavera. E quindi cosa ha fatto l'Italia? L'Italia, tutto sommato, ha seguito una strategia che può essere riassunta da questo grafico, che è stato creato da un giornalista che però a me piace molto perché è molto intuitivo, cioè il cosiddetto martello e la danza. Cioè, se noi immaginiamo il lockdown, quindi la misura nazionale, come il martello, qualcosa che ha abbattuto la trasmissione, la danza è stato poi tutto quello che è avvenuto dopo, una modulazione delle misure per cercare di tenere a bada la trasmissibilità,
qualità, rassicurare dei livelli di accertamento diagnostico elevati, informare la popolazione, ridurre per quanto possibile alcune aggregazioni diciamo, fisiche tra le persone. E questo è avvenuto attraverso dei documenti, anche i documenti strategia condivisi, prodotti durante l'estate e l'autunno dell'anno scorso. Abbiamo visto un aumento delle risorse, questo qui vedete per ciascun mese, vedete come aumentano le risorse umane dedicate ad attività di contact tracing, diagnosi, trasporto tamponi, monitoraggio delle attività di quarantena e isolamento nelle diverse regioni nel tempo. E vediamo come insomma questo supera poi un valore target che è stato fissato ad aprile come una persona per ogni 10.000 abitanti per regione. La flessibilità anche sui posti letto, qui porto solo quelli della terapia intensiva, ma vediamo in giallo la dotazione pre-pandemia e vediamo in blu la flessibilità in aumento e diminuzione dei posti letto in base alle esigenze, quindi aumentano i casi, aumenta l'esigenza assistenziale, cresce la disponibilità di posti letto, quindi un aumento flessibile in emergenza. Il sistema di valutazione del rischio documenta anche l'andamento dall'estate all'autunno dell'epidemia. Ciascuna di queste righe rappresenta una riunione, una regione, una provincia autonoma e il livello di rischio. Quindi inizia il monitoraggio la settimana del 4-10 maggio, vi è un aumento a partire dalla seconda settimana di luglio, il 28 settembre, 4 ottobre, questa settimana viene quindi il dato del concretizzato il passaggio di fase, quindi si passa dalla fase di transizione, quindi una fase di controllo epidemico, di nuovo una fase acuta, e poi viene diciamo censita un'accelerazione nella settimana dal 12 al 18 di ottobre 2020. La cosa particolare di questo sistema è da un lato che è un unico sistema per tutte le regioni, nonostante quindi che riesce in qualche modo a sopperire anche alle grosse diversità che ci sono nel nostro territorio, e il fatto che usa, e questo avviene grazie anche al fatto che usa molteplici indicatori. Questo è particolarmente importante durante un'emergenza, perché durante un'emergenza chiaramente la qualità del dato può essere compromessa, in particolare nelle fasi di picco epidemico. Quindi avere più fonti di informazioni, più dati su cui ti basi per prendere una decisione, rende più solida e più stabile la valutazione finale. E quindi ha continuato questo sistema ancora attivo oggi a monitorare l'epidemia. Qui vediamo per esempio il periodo maggio 2020, marzo 2021, vedete il picco dell'autunno, poi il periodo natalizio dove c'è stato di nuovo un aumento dei casi e poi il picco legato più che altro all'emergenza di varianti più trasmissibili. Un altro elemento che avrete molto sentito sui giornali, si parlava della tempestività del dato. Ora vi volevo un po' raccontare come noi facciamo questo monitoraggio. Quindi noi raccogliamo il dato da lunedì alla domenica, consolidato da ciascuna regione e provincia autonoma ogni mercoledì. Quindi noi mercoledì stesso inviamo a tutte le regioni delle relazioni con tutti gli indicatori calcolati per i loro commenti e per una validazione, quindi in questo modo verificando il dato ulteriormente. Il giovedì c'è questa fase di verifica, il venerdì, quindi una volta che il dato è stato poi finalizzato, viene discusso in cabina di regia, presentato al comitato tecnico scientifico e quindi pubblicato il giorno stesso ed è disponibile. E quindi poi la classificazione del rischio viene fornita ed è stato uno degli elementi anche che in passato hanno determinato poi la definizione delle zone di colore, ma è l'unico elemento, però lo è stato. E quindi di fatto questo sistema ci permette il venerdì di fornire quanto più possibile un dato tempestivo, ma allo stesso tempo verificato per adeguatezza e controllo del dato. E questo è il decreto del 30 di aprile del Ministero della Salute, disponibile sul sito del Ministero della Salute e sul sito del Ministero della Salute e anche in forma integrale sul sito dell'IS trovate ogni settimana il report di valutazione, che quindi identifica un algoritmo di probabilità, quindi tutti quegli indicatori che indicano il livello di circolazione virale e il livello di impatto, quindi quanto questo poi vada a incidere in particolare sui servizi assistenziali, e da questi due elementi viene valutato il rischio come una matrice
di combinazione di questi due elementi e di alcuni elementi di resilienza territoriale. Quindi a questo punto ci troviamo in questa fase, la ripartita, la fase acuta, abbiamo una strategia, abbiamo una valutazione del rischio. Il 3 novembre con un DPCM iniziamo ad avere una strategia per zone di colore, quindi non più come a marzo 2020, una decisione identica in tutto il territorio nazionale, ma dei decreti che definivano delle misure diverse in ciascuna regione e provincia autonoma in base a dei criteri di carattere epidemiologico che diciamo, sono cambiati nelle loro componenti, ma il sistema di fatto a zone poi è rimasto, diciamo, costante ed è ancora attivo oggi. Quindi le primissime zone erano guidate dalla trasmissibilità di cui parlerà il dottor Merler e dal livello di rischio alto, quindi quando c'era un rischio elevato, come vedete qui di fianco, quindi non si parlava ancora di zona gialla, arancione e rossa, si parlava di articolo 1, articolo 2, articolo 3. E l'impatto di questo sistema è stato valutato, è stato pubblicato, dimostrando che sostanzialmente la zona gialla permetteva una lieve riduzione dell'RT portandolo alla soglia epidemica, l'arancione e la rossa portavano chiaramente la trasmissibilità molto più in basso, anche partendo da livelli più alti. E l'aspetto anche interessante è che anche la zona rossa non presentava il livello di diciamo di restrittività delle misure, non era confrontabile appunto per quanto riguarda le misure al primo lockdown, comunque, quindi permettevano una maggiore attività. Quindi ricapitolando, abbiamo una prima fase epidemica a cui si è risposto con il lockdown, c'è una riapertura, viene istituita la valutazione del rischio, abbiamo la nostra strategia, inizia il sistema zone che viene quindi modulato nel tempo e cui cominciano a subentrare due elementi importanti, che sono da un lato l'inizio della campagna vaccinale alla fine dell'anno scorso e poi l'emergenza di varianti che si sono contraddistinte da sempre una maggiore trasmissibilità. Quindi prima la variante Alfa che diventa prevalente nel nostro paese a febbraio e poi la variante Delta che invece diventa prevalente a fine giugno. Quindi vediamo a gennaio un restringimento delle misure, quindi praticamente si introduce un parametro aggiuntivo, l'incidenza, si considera anche un rischio moderato e uno scenario, quindi un livello di trasmissibilità più basso per far scattare alcune misure, ma al contempo vi sono le condizioni per la zona bianca che prima non c'erano. E poi da partire da maggio, quindi in questo contesto che cambiano anche nuovamente i parametri, quindi non c'è più il rischio, non c'è più la trasmissibilità all'RT, troviamo ancora l'incidenza e poi i tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva con modulazioni diverse l'ultima a luglio di quest'anno. E quello che noi possiamo vedere nell'ultimo rapporto dell'OCSE sul PIL è chiaramente che l'impatto rispetto, prendendo a riferimento quindi il PIL del primo quadrimestre 2015, vediamo che l'impatto nella prima metà del 2020 è stato molto più elevato rispetto a quanto abbiamo osservato quindi con la seconda fase acuta, quindi a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Quindi un impatto economico diverso. Quindi in conclusione, in questa presentazione volevo solo raccontarvi un po' la storia di questo inizio improvviso dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di come i dati sono stati poi utilizzati per prendere decisioni in ambito nazionale. Chiaramente avete visto, spero che è stato un approccio strategico che è cambiato nel tempo, che è stato però sempre generalmente guidato da elementi quantitativi in particolare, e modulato di volta in volta. Chiaramente la difficoltà era il contesto, un contesto senza precedenti, in evoluzione continua, quindi era difficile pianificare a medio-lungo termine. Io vorrei innanzitutto prendo l'occasione giusto per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile quello che vi ho raccontato. Chiaramente c'è tantissimo lavoro dietro sia le sorveglianze sia l'attività di ricerca. E a questo punto io vorrei approfittare della vostra pazienza per
riprendere un po' il Mentimeter, cioè quello da cui eravamo partiti. Cioè, quali dati sono realmente disponibili? Esempi dall'esperienza nostra dell'IS. Quindi la prima cosa che volevo dirvi è che quello che è disponibile per SARS-CoV-2 non era normalmente disponibile per le altre epidemie o per le altre sorveglianze di malattie infettive in cui mi è capitato di lavorare. Sicuramente c'è stato un enorme sforzo sia di raccolta dei dati sia della loro fruibilità, ma ci sono tutta una serie di elementi che determinano la possibilità di avere un dato. Innanzitutto la tempestività e la disponibilità. È sorprendente, tante volte a noi ci arrivano richieste di dati più tempestivi o di dati che semplicemente non abbiamo, quindi c'è un elemento proprio di tipo tecnico di chi poi può fornire o non fornire quel dato. C'è un elemento legale che è legato alla privacy, farò anche un esempio pratico negli open data che fornisce l'IS, per esempio, troverete, c'è un riferimento quando un'aggregazione al di sotto delle 5 unità non viene, viene dato un minore di 5, ma non viene esplicitato il numero di casi proprio perché in alcune condizioni potrebbero essere riconducibili agli individui. E l'ultima parte è legata al richiedente, perché alcune informazioni sono disponibili gratuitamente, adesso vi fornirò alcuni link ed alcune, indicazioni, altri possono essere richieste, ma queste richieste sono poi definite a livello legale, quindi solo alcune persone per alcuni motivi. Un aspetto che ci tenevo un po' a raccontarvi è come funziona la sorveglianza e la titolarità dei dati. Quindi noi abbiamo una rete sul territorio che si occupa di sorveglianza genomica, costituita da tantissimi laboratori, che deposita tutte le sequenze sulla piattaforma analisi genomica Icogen, ma che al contempo vengono anche depositate su G-Side, quindi comunque questi dati sono fruibili. Per quanto riguarda, c'è un'interoperabilità tra le due. Per quanto riguarda le varianti di interesse e le VOC, Variants of Concern, i dati vengono poi anche forniti alla sorveglianza integrata epidemiologica e microbiologica e vengono utilizzati per le cosiddette flash survey, gli studi di prevalenza che sono resi poi disponibili. E quindi il sistema di sorveglianza genomica si aggancia alla rete territoriale della sorveglianza epidemiologica. E a loro volta poi questi dati è possibile fare delle analisi congiunte nei report che poi voi trovate sull'impatto poi della vaccinazione tramite l'anagrafe vaccinale di cui è titolare il Ministero della Salute. Poi, diciamo, è possibile poi fare tutta una serie di relazioni che ci vengono richieste anche in ambito internazionale. Questo giusto per darvi un'idea della complessità del sistema. Dove troviamo informazioni? Potete, se avete interesse, per esempio, nel sistema indicatori sono disponibili nel decreto, appunto, come dicevo, del Ministero della Salute. Gli algoritmi decisionali di classificazione del rischio e il metodo, anche questi sono disponibili, come anche le relazioni di monitoraggio settimanale, sia dal punto di vista dell'Istituto Superiore di Sanità che del Ministero della Salute. La classificazione, le modalità di calcolo dell'RT sono disponibili e abbiamo anche degli open data, sia da parte dell'ISTRA, il sistema che noi coordiniamo, sia parte dei dati aggregati che sono raccolti dal Ministero della Salute e poi resi fruibili sul sito della Protezione Civile. Questo è giusto per farvi vedere un esempio dell'open data che viene reso disponibile sul sito di Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi voi andate sul sito di Epicentro, andate sui dati della sorveglianza integrata e trovate i file aggiornati giornalmente, in cui vedete ci sono i dati aggregati per giorno, per data inizio sintomi, per data di diagnosi, quindi è possibile ricavare chiaramente anche l'RT e aggregati per regione. Quindi questo è un dato che è disponibile. Inoltre abbiamo anche tutta una serie di dati elaborati giornalieri, come ad esempio la dashboard, ma anche settimanali. Quindi parliamo del bollettino di sorveglianza epidemiologica con le sue appendici, con tutte le mappe, è un dettaglio anche che arriva fino al livello di comune, e il monitoraggio di cui vi ho già parlato, settimanale, che è un dettaglio per regione.
Abbiamo poi dei dati elaborati bisettimanalmente, penso ad esempio al bollettino sulle varianti virali, in cui trovate gli aggiornamenti relativi alle varianti circolanti, sia provenienti appunto dalla sorveglianza integrata, sia dalla piattaforma Ecogen. E poi delle pubblicazioni specifiche, ho portato qui ad esempio l'analisi delle cartelle cliniche sui casi deceduti. Poi ci sono anche delle altre organizzazioni e istituti che fanno delle elaborazioni sui dati dell'ISTI. In alcuni casi, come nel caso dell'Istituto Nazionale di Fisica, attraverso dei rapporti, delle convenzioni, degli accordi con ISTI, e quindi abbiamo tutta una serie di analisi che vengono realizzate. In altri casi, come vedrete, ad esempio il GIMBE riporta tutta una serie di elaborazioni che citano alternativamente il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, quindi ripropongono e rielaborano e ripensano ai dati da altri punti di vista o in altro modo. Si può anche avere di più rispetto a questo. Con l'ordinanza 691 del 4 di agosto 2020 è previsto che, diciamo, che si possano comunicare i dati raccolti nell'ambito scientifico e di ricerca verso enti di particolare rilevanza scientifica nazionale e internazionale e verso le pubbliche amministrazioni in forma aggregata oppure con delle modalità di pseudo-anonimizzazione con doppio codice random. Questo sempre legato al problema di tutela della privacy. Quindi io vi lascio anche questo link dove è possibile accedere al modulo, ad esempio, a cui si possono richiedere per motivi scientifici e di ricerca dei dati ulteriori. E sono state finora più di 80, mi dicono le ricerche, le richieste evase. I rifiuti sono arrivati sostanzialmente per due motivi: o perché i dati non erano in nostro possesso, non ne eravamo titolari, o perché il richiedente non rispettava praticamente i requisiti qui descritti, insomma, che sono definite per legge, ma è comunque possibile richiedere dati ulteriori. Questo era quello che tenevo a condividere con voi, e grazie della vostra attenzione.